Abbiamo cominciato 4 mesi fa, 4-5 mesi fa, per cui c'è stato tutto un lavoro iniziale da fare, un rodaggio anche per me, perché insomma non ero abituato a fare questo, ad avere questo compito. E adesso abbiamo qualcosa in cantiere, c'è tante cose, a cominciare dalla storia in piazza che comincerà tra pochissimo con il professor Cardia e il professor Canfora, e le città di mare. Un bellissimo ciclo che porterà a Genova scrittori da tutta Italia, da tutto il mondo, e poi una cosa che a me sta particolarmente a cuore, farà tornare dentro Palazzo Ducale Renzo Piano a parlare di Genova, e quindi questo sono molto contento di essere riuscito a riportarlo qua e anche di avergli scroccato un pranzo, per cui è uscito tutto bene. E poi ricominceremo a produrre mostre dopo l'enorme successo di Merello, che è andato bene. Mi dispiace per qualcuno, ma è andato bene, è andato molto bene, ha fatto 22.000 presenze per una mostra, come dire, così piccolina e autoprodotta. Sono molto contento di Merello, e quindi continueremo a produrre una mostra sull'età dell'incertezza, sempre con la coppia Focassati Franzoni alla curatela. Ma prima la grande mostra su Paganini, una mostra su cui io, come dire, punto molto perché l'argomento è molto interessante, perché il personaggio è strepitoso, e vedremo Paganini come una prima rockstar moderna, quasi una perfetta trasposizione di Paganini e Jimi Hendrix. Se si guardano le loro vite, il loro modo di fare musica e quello che loro hanno fatto sul virtuosismo e sul come si usano gli strumenti musicali, le due vite sono quasi sovrapponibili, e questa è una cosa molto interessante. E poi c'è una cosa di cui mi piace parlare, perché è una cosa che sto volendo fortemente, sto cominciando a organizzare. Il 30 di novembre avrebbe compiuto 90 anni Enzo Tortora. E quindi stiamo organizzando 2 giorni per ricordare un genovese che da Genova è stato anche un po' dimenticato, come sempre succede, e anche una mostra, una piccola mostra con l'aiuto delle Techerai, per raccontare questa storia di questo genovese che oltre l'aspetto giudiziario che tratteremo, però è sicuramente uno degli inventori della televisione moderna, e quindi secondo me è un tributo che merita.